Ragazzi, benvenuti su tecnoandroid.it. Oggi andiamo a vedere come gestire i nostri tag NFC. Cosa sono? Praticamente sono degli adesivi con chip incorporato che attraverso delle onde radio comunicano al nostro smartphone Android. Per comunicare abbiamo bisogno di un device che supporta la tecnologia NFC. In questo caso abbiamo un LG Nexus 4 dotato appunto di questa tecnologia. I tag NFC sono acquistabili facilmente dai siti di commercio elettronico e costano all'incirca 1 euro l'uno. Mettiamo da parte questa piccola strisciolina e prendiamo il nostro tag per vedere come si programma. La programmazione è abbastanza semplice, è sufficiente scaricare l'applicazione NFC Launcher, eccola, direttamente dal Google Play Store. Una volta avviata l'applicazione avremo una serie di esempi come macchina, ufficio, casa da letto, display, wifi, eccetera. A cosa servono questi tag NFC? Praticamente registrando un'operazione all'interno di essa, nel momento in cui noi prenderemo il nostro device, lo appoggeremo o lo avvicineremo a questo piccolo adesivo, verrà effettuata quell'operazione. Ad esempio, possiamo impostare tramite l'icona macchina diverse operazioni come quella di attivare Bluetooth, avviare le mappe, eccetera. Ok, questi sono i vari esempi. Andiamo a vedere nello specifico come registrare una determinata azione. Scorriamo verso destra e creiamo un nuovo tag. Ok, impostiamo NFC. Diamo un nome al tag, in questo caso lasciamo tag 7, aggiungiamo azione, vediamo un po' cosa possiamo impostare, per esempio l'attivazione o la disattivazione del wifi. Ok, successivo mettiamo che verrà disattivato il wifi e premiamo il tasto ok. Ok, ci dice la dimensione che è 4 byte, possiamo premere il tasto salva e scrivi e come potete vedere verrà data l'opzione posa il telefono per scrivere il tag. Prendiamo il nostro telefono e lo appoggiamo appunto sul tag in questo modo. Ok, il tuo tag è pronto all'uso. Perfetto. Spostiamolo e premiamo il tasto fatto. Allora, in questo caso, come potete vedere, abbiamo il wifi attivo. Cosa succede se avviciniamo il nostro device tag? Ok, ce l'abbiamo qui, spostiamolo qui e vi faccio vedere. Ok, il wifi è stato disattivato, come potete vedere. Davvero un'ottima funzione che può essere implementata per moltissimi scopi. Per oggi è tutto, continuateci a seguire su www.techandroid.it.